E ora è arrivato il momento di serenellasalomoni.it. Bentornata Serenella, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, allora io ho lanciato quella notizia che è dei giorni scorsi, ma ci piaceva talmente tanto, ho detto parliamo dell'accumulatore seriale. Ne ho sentito spesso parlare dell'accumulatore seriale, ma che cosa fa principalmente? Ma sai, tu hai visto, addirittura la polizia riempiva un container, quindi pensa a te che cosa diavolo aveva in casa questo uomo di 50 anni. È una malattia psichiatrica, ecco. quelle diciamo che arrivano a questi livelli qua, anche perché poi c'era anche scritto che c'era un appartamento qui a Padova sopra la pizzeria, credo la Pavana, così hanno detto in televisione, sì, che hanno trovato la stessa cosa. Questo purtroppo succede in queste persone che hanno questa sindrome, dove il fatto di non buttare mai via niente li salva da paure, dal fatto d'ansia, e quindi è qualche cosa che loro hanno dentro di loro, no? Sono sempre persone sole, e poi durante la pandemia è aumentata anche questa, sì, sindrome. Sono sempre persone sole che, oltre all'accumulazione di oggetti, di cose di questo genere, lo fanno anche con gli animali. Mm. Quindi tu ti trovi ad avere la casa piena di gatti, piena di cani, quindi pensa a te ridotta in quali condizioni. E oltretutto anche con dei maltrattamenti, perché questi animali non stanno certo bene in quelle condizioni. Certo. È come, sai, come nel passato, che mettavamo da parte per i tempi più duri, quindi tutto è la stessa cosa che è diventata però patologia. Quindi è loro spostano le cose da un punto all'altro della casa, magari, ma tu arrivi anche a non riuscire nemmeno a passare. Oltre a questo, succede che poi magari, non so, un incendio o qualche cosa, insomma, è veramente una cosa molto pericolosa, e non riesci a convincerli anche i parenti o gli amici che tentano, quelli che si accorgono di questo, fanno molta molta fatica a convincerli, bisogna, specialmente con gli animali, poi, no, perché per loro è un legame proprio affettivo. Tu pensa che l'artista Andy Warhol, sì, aveva anche lui un disturbo d'accumulo e realizzò 600 capsule del tempo, dove aveva deciso di metterci dentro tutto, di tutto, dalle banconote ai giornali a pezzi di cibo, e ne ha vendute. Ci credo. Quindi, quindi insomma, intendo dire, lui è riuscito a fare questo, gli altri sicuramente no, però stanno molto male, quindi bisogna chiamare l'assistente sociale, bisogna informare la parte sanitaria della COVID, della provincia, del comune dove si è, e cercare di curarli, perché non è una cosa da poco, mi sembra tutto, certo, mi sembra tutto molto chiaro. Grazie Serenella, allora a sto punto ci sentiamo domani mattina. Grazie, ciao, va buona bene, giornata, a voi, buon rientro. Bacio, baci, baci.